vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera amici di Fanner. Per la 13esima giornata della Serie A2 e Lega Calciotto si affrontano SSD Lazio e Taverna dei 40. Adesso combina bene Lazio sulla sinistra. 1-2, improvviso, e la conclusione vincente di Asta dalla distanza. Deviazione forse sporcata che sorprende il portiere avversario. 1-0 per la Lazio. Riparte ora bene la Lazio, che ha sofferto poco in questa prima frazione di gara. La fuga dall'estero di Falasca, gli mette la palla in mezzo. Difende bene la retroguardia del Taverna 40. Riparte con calma ora la Lazio. Con di Lupi. La palla in verticale, intercettata. Riparte il Taverna 40. Il destro dalla distanza, il palo di Gandolfo. Ma è inutile. La scarica su Barresi. Barresi alza la destra in cerca di un compagno. Lo trova ora, dal limite dell'area. Salta bene l'uomo. Il diagonale con il sinistro di Calcaterra. Palla lunga della Lazio. A cercare tre uomini in barriera per la Taverna dei 40. Va Porrega con il sinistro, potente, la traversa e il gol. Grande conclusione del numero 14 biancoceleste, che rimette in parità la partita. 1-1. Ciccio. Bene la difesa biancoceleste, che può ripartire. Ancora Falasca, la verticalizzazione improvvisa. A trovare il compagno, non ci riesce. E il gol di Puglisi. Bene la sponda del compagno, 3-0 per Lazio. Lazio ancora una volta in avanti, ma si può distendere questa volta la Taverna dei 40. Azione in verticale, a pescare Viciani, Viciani, il diagonale, con il destro. Ed è il gol che accorcia le distanze, 3-1 per Lazio. Ha punito la Taverna dei 40, la Lazio, un'azione di ripartenza. Che quest'oggi erano state poco fruttuose. Attenzione a Lazio che conquista il pallone dalla sinistra con Alasta, il sinistro. Non fischia l'arbitro, può continuare. Dalla sinistra Viciani che salta l'uomo. Viciani, il sinistro, la conclusione, Murata. Ottimo riflesso del portiere avversario. E poi la palla alta di Barresi. Azione che sfuma adesso. Arriva un calcio di punizione da posizione favorevole. Tre uomini in barriera per la Lazio. Arriva ora la battuta, il tocco corto. La conclusione dalla distanza. Ottima di Merlonghi, che beffa il portiere avversario con un tiro sul secondo palo. 3-2 il risultato ora. Puglisi perde il pallone. Può ripartire quindi a Taverna 40. Dalla sinistra si accentra. E la conclusione. Buona la respinta di Silvestri. La palla chiede l'1-2 al limite dell'area. Adesso il destro sporcato, decisivo di Viciani, che riporta la situazione in parità. 3-3 tra calcio tra Lazio e Taverna dei 40. 4 adesso. Viciani sul pallone, può tentare la battuta con il destro. Va ora, il tiro deviato. Ottima la respinta del portiere avversario. Calcio d'angolo in favore da Taverna dei 40. Di Lupi alla battuta, con Di Lupi la conclusione, che rimane là il tiro ravvicinato. Dai, adesso va in pressing. Dai! Perde palla sul pressing di Puglisi. Allora Asta, la palla sulla destra, la conclusione di Di Lupi. Murata, che occasione clamorosa in favore della Lazio. Bianco Celesti che guadagna adesso un angolo. Di Lupi lo batte, teso in mezzo, la conclusione vincente. Lazio che acciuffa il vantaggio con Puglisi. Sì, l'autore del gol che sta decidendo l'incontro per ora. L'imbucata dalla sinistra, la conclusione. Buona la respinta del portiere avversario, che si salva sul fine partita. Arriva ora il triplice fischio arbitrale. Vince la Lazio per 4-3. Si impone sulla Taverna dei 40.